A poche ore dall'apertura ufficiale, questa mattina a Riva del Garda è stata presentata la 24esima edizione dello Zienner Bike Garda Festival, l'attesissimo debutto internazionale della stagione delle ruote grasse, così vengono definite le mountain bike. Marco Benedetti e Roberta Maraschin, presidente e direttore di Garda Trentino SPA, insieme agli organizzatori, hanno tenuto a battesimo l'evento che richiamerà da tutto il mondo nel Garda Trentino una grande quantità di appassionati della mountain bike. Previsti almeno 40.000 visitatori e quasi 3.000 biker per uno degli appuntamenti più importanti a livello mondiale, sia per l'aspetto tecnico che per quello agonistico. Torna il Bike Festival nell'Alto Garda, un evento sempre importante. Beh, importantissimo, insomma, se la motivazione di vacanza ormai che registriamo da qualche anno più consistente in termini numerici del nostro turista sul nostro territorio è legato alla bicicletta, indubbiamente questa è la manifestazione principe, peraltro giunta già alla 24esima edizione, quindi consolidata, che però non perde mai l'occasione di seguire tutte le mode. Ormai il mondo della bicicletta si è diviso in tantissime specialità, in produzioni di biciclette stratosferiche, pensiamo solo a quello che succederà nei prossimi mesi barra anni con la e-bike e quindi con la pedalata assistita, ma pensiamo a tutto quello che è il mondo del gravity, alla bicicletta sempre più utilizzata anche come mezzo di trasporto, e quindi è un momento che espone indubbiamente i modelli che le varie case hanno predisposto per i prossimi mercati, ma è anche un momento di test ed è un momento anche di confronto agonistico con le nostre maratone e con tutte le manifestazioni di contorno che appunto girano intorno al Bike Festival. Quindi una manifestazione consolidata che non perde l'occasione comunque di rinnovarsi tutti gli anni e di proporre tutti gli anni qualcosa di nuovo. Lei è l'ideatore del Bike Festival, una manifestazione nata quasi per caso e che si conferma essere un evento adesso importantissimo. Sì, credo che in tutta l'Europa il Bike Festival di Riva del Garda è un evento più importante per tutta la scena e anche per il pubblico. Aspettiamo 25 a 30 mila persone qui che guardano la fiera, però non è solo una fiera, sia anche la possibilità di fare test delle bici, anche adesso delle bici elettriche. Questo è molto importante non solo per i tedeschi che vengono qui, però anche per gli italiani, perché non c'è una possibilità di fare un test di 170 prodotti, no? Diversi. E per quello il Bike Festival è molto interessante come fiera, però soprattutto abbiamo i giri guidati, abbiamo un marathon, abbiamo le party, abbiamo le stunt show, abbiamo tutte le cose che fanno piacere a venire qui. E il Lago di Garda, secondo me, è il posto più bello per fare un start, un inizio della stagione, perché è abbastanza caldo, non c'è neve più come nelle Alpi, allora si può godere la vita qui, tutto insieme, e per quello credo che facciamo ancora una volta un grande successo. Com'è nata questa idea? Allora, io ero caporedazione della rivista Bike e erano tanti lettori che chiedevano dove posso provare le bici. Così avevo l'idea di chiamare tutti i produttori e dire facciamo un inizio della stagione a Lago di Garda e presentiamo tutte le bici che abbiamo 24 anni fa. E tutta l'industria ha detto: ah, vieni, bella idea. Allora sono venuti qui e fino a oggi il motivo più grande per venire qui è per provare le nuove bici. E come mai la scelta è caduta proprio su Riva del Garda? Allora, perché eravamo qui con la nostra squadra di test, noi abbiamo fatto le grandi test sempre qui, perché qui abbiamo i sentieri della prima guerra, abbiamo molto spesso bel tempo, abbiamo tutta la struttura che serve per la bici, allora questo è il posto ideale e per quello che credo Riva del Garda è diventato il Mecca del ciclismo in Europa.